vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più. Ciao a tutti gli amici di Spazio Musica, io sono Bruno Caruso e sono un cantautore indipendente, da poco uscito con dei singoli e dei video YouTube ufficiali. L'ultimo che vi presento ha come titolo Qualcosa da dire, che non è altro che un invito a tutti a poter esprimersi, soprattutto in campo artistico. I brani che ho prodotto sono stati registrati e mixati presso gli studi di Eco Sound Sala Prove, insieme agli amici abbiamo curato il mix. E gli arrangiamenti anche, mentre i video, come anche quest'ultimo, grazie all'amico Cristian Petrella abbiamo curato la regia e la sceneggiatura. Vi auguro una buona visione per chi volesse seguirmi e supportare anche la musica indipendente. Pagina ufficiale Facebook è Bruno Caruso trattino page, profilo Instagram è brunocaruso.page, canale YouTube Bruno Caruso. Mi raccomando, supportate la musica indipendente. Grazie. Il fiato che non fa rumore e respirare per difendersi, sentire il vuoto in mezzo alle parole mentre cerchi di non perderti. Quello che viene detto con il cuore nessuna frase mai potrà cambiare, e con i gesti fatti con amore che come un chiodo incide l'anima. E di tutto questo gran vociare cercare quello che piace a noi, e non è detto che poi sia migliore del fare a meno dell'inutile. So che anch'io avrei qualcosa da dire dall'alba all'imbrunire dei giorni che vivo qui, perché anch'io avrei qualcosa da dire. Non serve sempre capire parole dette e buttate lì. Sentirsi dire che non vai mai bene, che non sei fatto per restare qui, per le parole quello che hai da dire è per come vuoi esprimerti. Ma se davvero fossi tanto strano, di certo aspetterei i miei simili che arrivino dal cielo e tutti assieme faremo quel casino unico. Perché anch'io avrei qualcosa da dire, non deve sempre finire che giri le spalle e vai via di qua. Perché anch'io avrei qualcosa da dire, quello che c'ho dentro il cuore fa parte di un mondo che vive a metà. Piacere a tutti è una fatica che non paga mai, ma se hai qualcosa che vorresti dire fallo anche se non piacerai. Perché anch'io avrei qualcosa da dire dall'alba all'imbrunire nei giorni che vivo qua. Perché anch'io avrei qualcosa da dire, deve sempre finire che giri le spalle e vai via di qua.
E ciao amici di Spazio Musica, quest'oggi in questa settimana abbiamo un artista, ma un artista con la A maiuscola, Eugenio Amato. Ciao Eugenio! Ciao a tutti, ciao Nancy! Come stai? Come stai? Ah, oggi sto meglio, ieri ero un pochettino più sull'agitato. Non ti dico quante magliette, t-shirt ho sudato. Raccontaci un po', perché eri così agitato? Raccontiamolo. Come? Dico, io già lo so, ma raccontiamolo un po' a tutti. Allora, raccontiamo a tutti, perché voi dovete sapere che quando uno canta, allora io scrivo anche i pezzi miei, no? Ma io non mi ricordo i miei testi, figuriamoci se mi ricordo quelli degli altri. Quindi io mi aspettavo il gobbo, come normalmente accade. E invece no, senza gobbo. Allora, la prima canzone, le prime due canzoni io le sapevo a memoria, perché in serata le faccio sempre e ad ogni provino c'è sempre The Way We Were. Ovviamente stiamo parlando di All Together Now, Perché ragazzi, voi dovete sapere che lui ha partecipato all'ultima edizione di quest'anno di All Together Now ed è passato anche con delle votazioni altissime, cioè yeah. sei stato ben voluto, molto ben voluto. Direi di sì perché credo che il regista, che saluterò perché magari vedrà questa nostra intervista, abbia capito che aveva a che fare con un pazzo che si confeziona i vestiti qua dietro, poi tutta la meraviglia che voi donne, e non solo voi donne, anche noi pazzi, quindi un po' creati da me, un po' comprati, ed è la verità. E quindi ha detto, ma questo che gli possiamo fare? Cioè, vuole fare sto pezzo, facciamogli fare una bella esibizione. E così è successo. Però c'è stato un piccolo neo, dicevi, il fatto che non hanno voluto mettere il gobbo, quando in realtà non è facile avere tutti i pezzi a memoria, e se fai serate di solito è impossibile. Il gobbo c'è sempre. Il gobbo c'è qua. Io nei miei concerti, ripeto, i miei pezzi che scrivo, perché sono anche autore, cioè non è che me li ricordo a memoria. Ma poi tutti gli artisti, i grandi, hanno comunque un gobbino, no? da leggere, ma per avere per essere più sciolti, perché sennò sei lì teso, e la mia tensione di queste magliette, che tu devi sapere che io con tutti i vestiti lì a Roma non mi sono portato un cambio di intimo. Veramente. Sì. No, facciamolo vedere, perché dovete sapere che Eugenio nel suo boudoir, dove ci sono. Dai, aprilo, facci vedere, dove ci sono un vestito per ogni giorno, ovviamente confezionati da lui. Cioè, guardate qui, tutto in tinta, tutto a tema, che noi ne vediamo soltanto una parte. Vedete sopra, c'è il beige, il bianco, con la scarpa giusta, perché sennò c'è impossibile. Hai ragione, la scarpa è necessaria. E certo, guardate questo qua, è il vestito che ho messo ieri. All Together Now, sì, ma ce ne sono di pazzeschi. Ma senti, quello ce ne tiro fuori uno. Quello che hai messo per fare The Way We Were? Ce l'hai quello lì? Che ho messo The Way We Were è qua. Così lo facciamo vedere e presentiamo anche il pezzo. Eccolo lì. Come hai detto? Dico, eccolo così facciamo, lo facciamo vedere dal vivo il capo. Cioè, guardate. Polverino. Pezzo sopra, e poi c'è il pantalone messo un po' così veloce, perché io mi stufo. Dovete sapere una cosa, che io mi stufo se mi vesto in un giorno in un modo, poi mi sono già stufato e cambierei. Questo è un'artrosi. Oh, intanto che Eugenio ci fa vedere il suo vestito, io direi che noi ci possiamo vedere la sua esibizione di The Way We Were su All Together Now. Eugenio. Grazie. Che dinamiche. Maybe beautiful and yet.
what's the painful to remember? We simply choose to forget. Da questa super esibizione del nostro Eugenio, che è ancora lì alla pesca, perché chissà cosa sta cercando. Cosa stavi cercando? Sto cercando un vestito. Sto cercando un vestito che, di cui ne vado molto fiero. È un colore che ormai è sdoganato, non porta più neanche sfortuna. Non porta più sfortuna, no? È vero, è verissimo. Però guarda, aspetta, ve lo indosso. Praticamente pantalone, gilettino. La particolarità di questo frac, perché dovete sapere che Eugenio se li confeziona da solo i vestiti per i suoi spettacoli. Ah, guarda la manica che scende con una punta, e ha la punta anche il colletto e anche il frac dietro. Ah, con una punta è una sorta di freccia. Esatto. Però bellissimo, questo è bellissimo. Eugenio, senti, ma come hai fatto a partecipare a All Together Now? Io conosco molte persone che dicono, ma per entrare si deve essere raccomandati, come hai fatto entrare? Io ti posso dire la verità, l'altro anno mandai il video, come fanno tutti, ma non successe nulla. Quest'anno io avevo due date importanti, sì, al Mago di Caluso, dove sono quasi sempre lì a cantare, e ho dovuto disdire per andare a presentarmi in diretta. Io sono andato con la barba da fare. Ah, ma sei andato proprio lì, ti sei presentato. Vestito così sul treno, mi sono portato il mio beauty, in treno, tanto in 4 ore mi sono sparpato, mi sono truccato, mi sono fatto i capelli così e sono andato in diretta là. Però, hai visto il nostro genio quante risorse? Ma lui non ha fatto soltanto All Together Now, in cui sei piazzato anche benissimo, Ti sei ben piazzato, sì, All Together Now. Assolutamente. Ha fatto anche un'altra cosa molto molto importante, che è stata sempre su in nazionale, in Italia, che è Italia's Got Talent, dove è arrivato, ha fatto l'angelo, cioè non solo ha cantato, ma ha anche proprio volato sul pubblico cantando Angel. Molto, yes, molto bella questa esibizione, era molto da musical, molto intensa. Guarda, ti posso dire che l'autore venne in camerino a dirmi che c'era, sapete che è un format, no? Sì, è un format. Mi sembra britannico, e quando fanno delle esibizioni in semifinale arriva sempre uno che conta di quella scuderia lì, no? Sì. E ha detto, questo qua è un pezzo americano, cioè è una roba pazzesca, potrebbe venire, digli che io vado volando se mi chiamano. Capito? La vogliamo far vedere la tua esibizione volante? Che dici? Io direi proprio di sì. Italia's Got Talent, Angels. I see the weight does an angel contemplate my fate. 'Cause I've been told that salvation lets the wings unfold. I'm loving angels instead, and through it all she offers me protection. Loving angels instead.
E rientriamo da Italia's Got Talent direttamente qui nel nostro studio di Spazio Musica. Eugenio, ma che esibizione esemplare, è stata proprio... Cioè io l'ho vista sia all'epoca, la vidi proprio in diretta, e poi l'ho rivista anche adesso con molto moltissimo piacere. Dove possiamo trovarti? E soprattutto le tue prossime date, perché noi vorremmo seguirti. Certo, allora le prossime date imminenti mi vedrete assolutamente al Margo di Caluto, ma sono assolutamente socialissimo in tutti i social possibili, LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube, e mi hanno confezionato un sito della Madonna bellissimo, www.eugenioamato.com, e io volevo questo sito in modo tale che questo... Io ho soltanto il tablet, vivo col tablet che te fa anche da telefono. Lo aggancio al cruscotto, guido e mi faccio le dirette. E poi con un semplice clic attraverso il sito lo mando su tutti i social. È molto comodo, capito? Molto comodo, così tutti sanno certo. Dove sei. Eugenio, noi speriamo di risentirci presto, io mi auguro di riaverti qui con noi molto molto presto e magari con un abito indosso direttamente. Volentieri, oggi sono in, come dire, in borghese. Ma sei in borghese, vero, vero, sei in borghese. Oggi sembra, però guarda, insomma, Però c'è l'occhiale, con gli occhiali alla... Hai ragione. Eugenio, bene, grazie per essere stato con noi, speriamo di vederti presto. Grazie a voi. Ciao! Un bacione, ciao a tutti, ciao! Alla prossima settimana! Siamo qua proprio nelle EDM Martin Art, negli studi di registrazione dove partono le selezioni di questo grandissimo contest musicale Talent Contest TV, e andiamo a scoprire chi saranno i candidati. Sono mar di bon manier, se tu pur muamo, si mangia avec le man, e si consa, si parte poi, si s'approche, excusez-moi. A me si è piaciuta tantissimo, come anche alla collega qui presente, e quindi abbiamo deciso insieme di farti passare appunto il turno e andare direttamente in finale. Grazie mille. Consultazione molto breve, in genere quando sono consultazioni molto brevi, che l'esito è positivo. Passi il turno, grazie a te. Grazie a te, ciao. Vide luci in mezzo al mare, pensierati là in America, ma erano solo le lampade, la bianca scia di un'elica. Turno, complimenti, puoi andare. Oh,
tranquilla, ma non passa na. Conosco gli altri e vi dirà, passano solo un pal de copa, ma conoscente. E tu, mami, come dices che non te acuerdas de come mi cuerpo te calienta. Vendimelo alla cara e non mientas, dejemos de jugar. E tu, mami, come dices che non te acuerdas de come mi cuerpo te calienta. No, no, a noi ci è piaciuto. Se ti nasconderai da me. E ci vedremo in finale. Siamo arrivati alla conclusione che ti mandiamo in sfida, perché vogliamo comunque toglierci qualche dubbio che ci è sorto durante la tua esibizione. E passo il tempo a sognare, volere, sperare, giurare che tutto cambierà, curare questo dolore. Per noi sei veramente straordinaria, quindi passi il turno e vai in finale. Abbiamo deciso di mandarti in sfida. E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. E riteniamo che sia opportuno che tu ti esibisca ancora e ti metta anche in discussione con un altro partecipante. E quindi ti mandiamo in sfida. Ottima pronuncia in inglese, si vede che studi canto e quindi va bene. Davvero complimenti. Sì. Per noi passi il turno. Lascia le mani, ho lasciato l'orgoglio con due carezze, baby ti spoglio. Difficile accettare che finisca ancora di più. Se non inizia il like di una tipa non do significato, ma ho visto il suo Insta, mi ha conquistato. Un mio messaggio, ti ho vista alla festa, tu che rispondi non mi interessa. Roba di secondi e con i tuoi occhi puoi esprimere mille racconti. Poi ci rivedremo in finale. Ok. Allora ragazzi, i nostri sfidanti, siete pronti? Guardaci in sogni e sappiamo mili corse passi piccoli. È da un anno che... E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti.
insomma abbiamo deciso di far passare in finale Francesco. E sei veramente molto molto brava. Passi il turno, sì. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses. But what I really feel, my heart is falling in the eye. Cause they always start. Ancora voglia di sentirti, per cui ti mandiamo in sfida. Spider Coupé CD al Fetta a 200, c'è sempre una donna che t'aspetta. Giuseppe, grande brano, complimenti davvero, noi ci siamo consultate e siamo giunte appunto alla conclusione che tu sei davvero un artista pronto per andare appunto alle finali. Il turno per noi. Siete pronti? Ok. È stato così tanto difficoltoso perché siete comunque bravi e straordinari tutti e due che abbiamo appunto deciso che passerete tutte e due in finale. I'm like a moth which plunges into fire, fire, to feel the heat which will burn us to death, showing in the sun. Rock and roll e poi non pensare più.